Che cosa dirvi? Noi i tirocini, questo termine un po' può sembrare nuovo, soprattutto per i consulenti e i datori di lavoro, come avviene il momento della, cioè se fate questo tirocinio io vi do, ecco, la provincia rimborsa di 750 euro il tirocinante, il cosiddetto lavoratore, chiamiamolo tirocinante per questa forma un po' atipica, perché sapete ormai dalla morte di Biagi si parla esclusivamente di rapporti di lavoratori atipici. Ormai siamo nel mondo dell'atipicità, malattie, sport. Ormai il termine atipico è quello che ci sta un po' seguendo. Io nell'ufficio svolgo già su un mandato, quindi io sto qua a rappresentare il centro per l'impiego di Gioia del Colle, quindi provincia di Bari, servizio politiche attive del lavoro, CP Gioia del Colle, sportello polifunzionale di Sant'Ermo. Scusate se sono stato un quarto d'ora, prima si chiamava ufficio di collocamento, era più tempo, però ora sono stato un quarto d'ora e vi chiedo scusa. Però è la dicitura che ci dà. In questi tirocini, finora vi dicevo, ha questo nome un po' professionalizzante, proprio per la caratteristica di queste 750 euro che la provincia darà. Si può dire a quei pochi fortunati perché i soldi sono quelli che sono di un ente. Per me saranno finanziati da un conto così che si può fare su 140-150 ditte. Non andiamo oltre, stiamo parlando a ditte, enti pubblici, ora entra il pubblico. Diventa un po' ostico anche per la ditta privata, credo, anche quindi concorrere, quindi entra il pubblico e il privato che possono attuare questi tirocini di tutta la provincia di Bari. Più, leggevo, anche la provincia, la BAT, che hanno fatto perché fosse già inquadrato prima dello smembramento, perché la provincia, sono un dipendente della provincia di Bari, potevo, l'anno scorso dicevo con timore che potevo diventarlo della provincia della BAT per trasferimenti e roba varia. Quindi entra anche la BAT. Rendiamoci conto, io credo che saranno una cinquantina, sicuramente 48 circoscrizioni, Sant'Eramo, Cassan, saranno un centinaio di comuni, non voglio esagerare, sperando che uno a comune ce la faccia. Io dicevo faccio già questi tirocini, il tirocinio è una forma legislativa del 1997, ho pieno potere, delega del responsabile di Gioia al momento, dottor Trabace, di rappresentare le ditte di Sant'Eramo. Svolgo già questo ruolo di tutor perché il tirocinio è imbrondato, cioè il ragazzo avrà due tutor. Uno è il tutor aziendale, logicamente, il cosiddetto datore di lavoro, l'altro tutor avviene da parte della provincia, su Sant'Eramo, su Gioia, perché ogni paese del CP, Gioia, Turi, San Michele e Sant'Eramo possono rivolgersi, diciamo, non solo a CPI, ma lo sportello di Sant'Eramo ha questa delega nella mia persona. Quindi il dottor Trabace a Gioia e a Sant'Eramo, date le caratteristiche anche di Natuzzi e tutto su Sant'Eramo, abbastanza grande. Quindi mi convince questa delega di fare il tutor a dei tirocinanti. Li svolgo già, parecchi consulenti, anche se vedo giusto qualcuno presente, con gli altri ho avuto modo già di parlarne, quindi faccio da tutor a questi ragazzi che la ditta sceglie. Voglio subito rompere il campo perché ho avuto molte domande, ma avrete una lista? Avrete una graduatoria? L'azienda si rivolgerà al vostro ufficio e tu, Michele, l'ufficio, ecco, darete questi nominativi? No. O meglio, funziona così, però nel momento che l'azienda Pingo Pallino vuole a Giovanna, chiedendo scusa del riferimento se c'è qualche Giovanna tra di voi, io non posso, ecco, da dire no, Giovanna no, prendi quest'altro. Sicuramente sarà io all'azienda, per chi ho fatto dei tirocini consulenti, io do una lista di 10-15 nominativi. L'azienda si reca nel mio ufficio e mi dice voglio la ragazza, il ragazzo, così, 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 noi etichettiamo un po' questo ragazzo. Non prendiamoci in giro, purtroppo, nel dire che l'azienda già possiede, purtroppo, il suo nominativo. È normale che i 10 nominativi miei, l'azienda me ne metti due o tre suoi, sceglie i due o tre suoi. Questo è fuori discussione. Ho avuto un boom, devo dire che ho fatto 400, con 400 aziende di Sant'Eramo, questi tirocini. Con 400 aziende, ora è un po' limitato. Perché hanno limitato un po' il cerchio, con qualche consulente mi dice scusa Michele perché l'anno scorso era possibile, ora no, facevo tirocini abusando anche con aziende con zero dipendenti, però poi la cosa si è delineata in maniera chiara e vedo anche qua a chi riceverà il finanziamento, l'azienda deve possedere almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato.
non parla se part-time o roba varia. Quindi anche un dipendente part-time a tempo indeterminato può attuare questo tirocinio. Andando ora nella materia, perché ecco, dobbiamo essere anche brevi, perché mi rendo conto, quando mi trovo io da quella parte, poi parlare per le lunghe diventa poi una cosa che stanca. Preferisco più, se qualcuno di voi ha dei dubbi, io e Gianbar possiamo entrare in merito, gradirei più questo. Quindi, diciamo questa forma nuova. La forma nuova, la ripeto, è la. Io vi do 750 euro a voi aziende che mi attuate questo tirocinio. È normale che l'azienda deve avere determinati parametri. Non serve, perché vedo tra di voi più, ecco, gente disoccupata che frequenta l'ufficio che aziende, ma lo dico anche, l'azienda deve possedere un tot di dipendenti a tempo indeterminato, con il numero da 1 a 5 può attuare quindi una figura di tirocinante. Fino a 19 ne può attuare 2, superiore alle 19 unità è il 10%, quindi è normale la matematica, quindi 22, 33, quindi in quest'ottica quindi andiamo poi per vie. Deve essere in regola purtroppo con i contributi, come ormai è diventato legittimo e chiaro, il consulente, qualcuno presente con il famoso DURC, non deve aver licenziato nei 6 mesi precedenti. Io dico quello che forse di mia competenza, in seguito a dei controlli che faremo con l'altro settore. Le domandine non si presenteranno al mio centro. Le domandine, questo è strano, però dicevo anche a Giambartolo, il legislatore decide. Non riesco a capire come le politiche attive che al momento rappresento siano dissociate dalle politiche di formazione professionale. È una cosa che io non riesco, per chi opera, però il legislatore supremo, ecco, non stiamo a fare qua politiche, ognuno, anche se ho anche delle chiarificazioni in merito, che il prossimo anno dovrebbero necessariamente accorparle, però io questo non posso dirlo, lo spero, perché sono enti che dovrebbero funzionare in maniera parallela, permettetelo. Però quindi l'azienda presenterà la domandina al servizio formazione professionale, che non ha nulla a che vedere con le politiche attive, è un'altra formazione. Loro daranno il parere, daranno l'ok al finanziamento. Una volta ricevuto l'ok, entra poi il centro per l'impiego. Quindi parlo nella mia figura, quindi daranno i cosiddetti collocamenti a formulare la convenzione, che già faccio e già ripeto, qualcuno sa, con il progetto formativo. Che cosa dire di più su questo? Ma a chi è rivolto? A chi, dato il periodo di crisi, quelli che io ho formulato finora sono liberi a tutti. A tutti, anche il signore, dico, di 50 anni, che ha fatto sempre il muratore, viene l'azienda e mi dice che ora devi fare, scusatemi, il salumiere, devi fare un'altra qualifica, io vado, accetto il tirocinio. Molti hanno avuto da ridire dicendo: ma scusa, mica, ma scherzi, c'è un signore di 50 anni che svolge ancora. Noi parliamo di tirocinio e orientamento come nuova professionalità. Se quella qualifica ormai è in disuso, è normale che il consulente, la ditta, bene fa a volerlo assicurare con un'altra qualifica. Iniziamo con un tirocinio che lo chiamerei come il cosiddetto periodo di prova. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, non è valido ai fini contributivi, non si è tutelati da un punto di vista di malattia. Non si è tutelati alla fine, quando i 6 mesi sono 6 mesi e basta, il datore non è tenuto a reintegrarvi, è normale, sta a voi, al rapporto che avete avuto con l'azienda, può instaurare un rapporto di tipo definitivo. Quindi questo sia chiaro a tutto, lo dico agli USA, ai datori e ai tirocinanti che vengono, perché sono successe anche questioni particolari. Michele, non ci hai detto che questo era così, io non ho raggiunto buoni risultati col datore, io ho litigato col datore di lavoro, metto l'avvocato. No, il tirocinio non è un rapporto di lavoro. Come il datore non è tenuto a retribuirvi, togliamo questa situazione delle 750 euro, che è un aiutino che la provincia bene ha fatto a darvi, buonasera assessore, bene ha fatto a fare la provincia, però dimentichiamo che sia un rapporto di lavoro. Questo lo dobbiamo dimenticare, è normale, come il datore non può pagarvi, da parte nostra, scusate, da parte del tirocinante, non è tenuto a lavorare con il taccuino dell'orario, dalle 8 alle 12, dalle 2, no. Però purtroppo, se questo non avviene, permettete, non si crea quel feeling tra datore e lavoratore, finiti i 6 mesi, andiamo a casa ed è finito. Come prevede questo bando? E lo dice, per lavori di breve termine. Questo vuol dire che un'azienda ha una determinata consegna, trova difficoltà a reperire,
trova il ragazzo per quei 6 mesi, basta, è finito. È finito. Quindi dicevo, il tirocinio che io al momento svolgo come provincia, dove noi siamo responsabili di tutto, senza parere alcuno, qua ripeto, il parere sarà dal servizio della formazione che finanzierà e dirà ok e poi ci vedremo, al momento, quindi, ecco, e vorrei anche essere breve e concludere, a chi è rivolto? Ci sono varie azioni, 4 precisamente, quindi la prima azione ai lavoratori che godono di ammortizzatori sociali, cioè ammortizzatori sociali, quelli, i lavoratori che sono stati licenziati, quindi da un precedente rapporto di lavoro, e godono di indennità di disoccupazione o della cosiddetta mobilità o anche della cassa integrazione. Quella in deroga no, che sarebbe poi la conseguenza della cassa integrazione normale. Anche a chi ha cessato un'attività imprenditoriale, con non possibilità, quindi cessato un'attività imprenditoriale, viene all'ufficio, si iscrive come disoccupato, ok, e i disoccupati di lunga durata. Attenti al termine di disoccupato e inoccupato. Inoccupato è colui che non ha mai svolto alcuna attività lavorativa. Disoccupato è colui che a termine o a breve ha svolto almeno una settimana di attività lavorativa. Perché dico questi? Disoccupati da lunga durata. Chi viene per esempio all'ufficio che c'è il cosiddetto timbro che veniva a timbrare, scusatemi un po' la maniera materiale che l'ufficio di collocamento era quello, quando si metteva il cosiddetto timbro. Ho dei dubbi sulla persona inoccupata che non ha mai svolto attività e tra di noi ce ne sono tante persone che vengono normalmente a dare la disponibilità in ufficio ma non hanno mai lavorato. Per me non rientrano, ma non sarò io poi a giudicare questo. Quindi non sono disoccupati di lunga durata. Il disoccupato di lunga durata è quello che ha svolto almeno un'attività lavorativa di breve termine, non ha superato determinati requisiti, e lo dico anche, gli 8 mesi di lavoro e gli 8.000 euro e rimangono così inseriti nella lista dei disoccupati. Quindi la prima azione è rivolta a questi personaggi. La seconda azione a giovani inoccupati e disoccupati fino a 34 anni. Quindi iniziamo un po' a limitare la situazione. Quindi quello che io forse facevo per il 50enne già mi si dice alt. Anche se è una qualifica diversa, qua ti devi fermare. Poi abbiamo la terza azione. Inoccupati e disoccupati significa iscritti comunque all'ufficio. Con il termine inoccupato che esce o disoccupato. La terza azione è ai inoccupati e disoccupati con basso titolo di studio. Presumo. E qua purtroppo siamo sulla presunzione, nonostante il bando scada il 15 novembre, che significa basso titolo di studio. Lo dobbiamo almeno possedere, uno che quindi dobbiamo prendere la licenza elementare e licenza media. Però ecco, mi fermo, ecco, perché al momento non abbiamo disposizioni. E il quarto, la quarta azione di sistema, è quella rivolta a donne. Io ho detto a qualcuno, a voi donne tutte. Entriamo ora di nuovo nel termine di inoccupato o disoccupato. Questo si rivolge a donne, la quarta azione, disoccupate. Con questo, ripeto, significa che devono aver svolto almeno una settimana lavorativa. Le aziende, ho detto prima, appartengono sia al pubblico che al privato nelle unità che vi ho detto e vi ho elencato prima. Quindi, ripetendole, da 1 a 5... Quindi da 1 a 5 abbiamo un tirocinante, da 6 a 19 2 tirocinanti, maggiore o uguale a 20 fino al 10%. Io potrei anche concludere, non vi voglio annoiare più, in seguito sto a vostra disposizione per delle domandine. Grazie. Ti ringrazio, io credo dall'impeto con cui hai trattato l'argomento, forse ecco, il bando probabilmente non offre quelle opportunità che forse insomma ci poteva apparentemente dare, vuoi per numero di risorse destinate e vuoi anche per alcuni limiti imposti. Io però diciamo non vorrei cambiare la scaletta del programma, se poiché giustamente Michele si è fatto trascinare e avevi probabilmente questo desiderio, ce lo stavamo dicendo prima, di parlare e trattare appunto subito sul bando, io però vorrei fare eventualmente un passo indietro. Se lo riteniamo utile, soprattutto se riteniamo utile per chi non conosce lo strumento tirocinio, ecco, Michele ha dato delle indicazioni precise, ma nello stesso tempo ecco,
probabilmente a qualcuno forse qualche particolare potrebbe essere sfuggito, visto che abbiamo questa ora a nostra disposizione, potremmo eventualmente approfondire su questo argomento per poi ritornare sul bando. Anche perché vorrei lasciare, come diceva giustamente Michele, dello spazio a voi che siete venuti e avete delle domande in merito. Quindi diciamo che ecco, lo strumento tirocinio formativo, come sapete e come diceva giustamente Michele, è uno strumento che è sempre stato a disposizione dal 97 ad oggi. Quindi chiunque di voi voglia fare un'esperienza di lavoro presso un'azienda per un periodo massimo di 6 mesi, a seconda della propria situazione personale, che sia diplomato, che sia laureato, che non abbia un titolo di studio, ci sono una serie di condizioni, di limite di tempo massimo prestabilite dalla legge, può fare quindi un'esperienza di lavoro presso la propria azienda, un'azienda che individua o un'azienda che ha segnalato proprio il vostro curriculum. Questa esperienza chiaramente ha comunque un'importanza per chi si affaccia al mondo del lavoro, perché chiaramente permette di fare un'esperienza di lavoro certificabile. Questo ci tengo un po' a precisarlo, perché io ritengo che lo strumento del tirocinio formativo, ecco, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro, è un curriculum, è un'opportunità, è un momento in cui può documentare un'esperienza di lavoro, che rispetto alle mille occasioni purtroppo che abbiamo anche di lavorare a nero, sicuramente è preferibile, perché vi permetterebbe poi domani di poterlo dimostrare e documentare nel vostro curriculum e quindi insomma far crescere di valore anche il vostro profilo, il vostro curriculum stesso. Chiaramente i tirocini possono essere attivati qui a San Telmo, lo attivano i centri per l'impiego, ma ci sono una serie di soggetti preposti. Immagino che chi sta frequentando o ha finito di frequentare la facoltà, l'università, già è entrata in contatto con la propria facoltà per avviare tirocini formativi, quindi probabilmente, anzi adesso è previsto per legge, ogni facoltà organizza appunto dei tirocini che distinguo dallo stage. Ecco, voglio approfittare per distinguere un po' i due argomenti, i due strumenti, poiché appunto il tirocinio formativo è uno strumento che viene che permette, ecco, al giovane o alla persona in generale di fare un'esperienza di lavoro direttamente in azienda pur non avendo fatto nessun tipo di percorso formativo in precedenza. Al contrario, lo stage è un momento di esperienza lavorativa susseguente a un periodo di formazione in aula. Quindi immaginate i classici corsi di formazione che generalmente quelli finanziati dalla Regione Puglia, in genere poi quelli finalizzati soprattutto all'occupazione prevedono sempre uno stage che, ripeto, si distingue per questo motivo. Quindi sul tirocinio diciamo che in effetti poi per il resto insomma le informazioni che ha dato Michele sono appunto diciamo non le vorrei ripetere, però è chiaro che l'intento è quello di anche utilizzarlo con criterio, cioè le aziende ovviamente hanno questa possibilità, hanno la possibilità di poter avere una persona all'interno da poter formare e da conoscere, che è l'occasione migliore per poter poi capire se con questa persona si può arrivare a un contratto di assunzione. È lo stesso per i giovani, per le persone in generale, prima ecco, la possibilità di poter fare un'esperienza di lavoro che possa perfezionare le proprie competenze, quindi formarsi sul pratico, su quello che ha trattato negli anni di studi, è un'occasione importante anche per il giovane. Ecco, poi è chiaro che l'azienda ha un limite, che è quello di poter utilizzare lo strumento diciamo anche con un minimo di cognizione, cioè attivarlo solo se effettivamente ritiene che un determinato ambito sia utile per poterlo poi destinare una risorsa da formare. Chiaramente se persiste nell'attivare tirocini formativi senza dare poi seguito a delle assunzioni, è chiaro che me lo diceva prima Michele, insomma sono segnali che fanno capire che insomma viene un po' travisato lo strumento del tirocinio formativo e inizia ad essere considerato come una forma di occupazione legalizzata a basso costo. Ecco, poi chiaramente insomma per chi si addentra insomma bisogna sperare di trovarsi anche di fronte, e ce ne sono, a imprenditori che comunque
utilizzano in maniera consapevole questo strumento e lo utilizzano appunto secondo il fine per cui insomma avete posto poi le condizioni con la stessa azienda. Quindi questa è un po' una panoramica molto veloce, proprio per ricollegare eventualmente qualche punto mancante. Io poi sul bando anche su questo, insomma, io non diciamo non hai abbastanza ampiamente, anzi, illustrato un po' la cosa. Io faccio solo presente che chiaramente, insomma, è un'opportunità purtroppo molto limitata. Nel senso che i soldi stanziati non sono tali da giustificare un volume di domande che immaginiamo arriveranno e quindi chiaramente non è una corsa a chi arriva prima. Le domande verranno valutate secondo una serie di parametri del progetto che verrà presentato. Insomma, di per sé il progetto prevalentemente verterà su definire lo scopo e il motivo per cui viene richiesto questo tirocinio formativo da parte dell'azienda, perché appunto l'istanza viene presentata dall'azienda. Chiaramente per chi invece è nella posizione di proporsi, ora si trova in una situazione in cui dovrebbe praticamente individuare eventualmente un'azienda da poter contattare se per caso, per mille motivi, ha dei contatti e sottoporlo eventualmente il bando per poi verificare che chiaramente il suo profilo risponda alle esigenze che poi c'ha l'azienda, insomma, sempre nella logica più sana dello strumento e del bando stesso, perché nella condizione meno sana chiaramente, insomma, Michele giustamente faceva capire che ci può essere appunto anche quel rischio, quella situazione, però chiaramente, insomma, c'è una commissione ad hoc che verrà istituita, che sarà preposta a valutare le domande che perverranno e io credo che se il progetto presentato risponderà a quei requisiti che loro chiedono, io credo che insomma ci sia una piccola chance che si possa vedere finanziata la propria domanda. È chiaro che insomma su questo poi ci si deve avvalere anche di strutture competenti, perché un progetto formativo presuppone anche la documentazione in generale, ma anche la stessa documentazione di quello che occorre per attivare un tirocinio formativo, che è appunto il cuore e il progetto formativo. Insomma, ci vogliono persone competenti che riescano ad esplicitare nel migliore dei modi, anche tecnicamente, un po' quelle che sono le finalità, gli obiettivi del tirocinio formativo, le competenze invece che richiedono per poter raggiungere quell'obiettivo, quindi le competenze di base e trasversali che la persona, il tirocinante, dovrebbe possedere già in fase di inserimento in tirocinio formativo, e poi motivarlo soprattutto su un carattere di innovatività, come diceva giustamente Michele, perché puntando su questi requisiti, diciamo, ci si può giocare un'opportunità. Il progetto presentato così molto superficialmente ritengo che possa essere, ecco, tra quelle domande che invece verranno scartate. Diciamo che questo grosso modo è un po' l'obiettivo dell'incontro. Certo, siamo andati abbastanza veloci, galoppando. Io non so adesso se forse qualcuno di voi se ha qualche domanda da fare rispetto al bando. Abbiamo qui appunto il responsabile dello sportello polifunzionale di Santermo, quindi può essere l'occasione buona per sottoporgli appunto le domande sul bando specifico, ma anche eventualmente sullo strumento tirocinio formativo, per chi si è affacciato già allo sportello per chiedere tirocini formativi. Non so se in merito avete qualche domanda, sia che sia imprenditore sia che sia giovane disoccupato, su questo. Ma per quali aziende? Le aziende possono essere, le aziende destinatarie, che poi sono praticamente le aziende abilitate a presentare il progetto, possono essere tutte, praticamente aziende di produzione, commercializzazione, quindi esercizi commerciali, qualsiasi natura giuridica. Punti vendita, qualsiasi natura giuridica, che sia una ditta individuale, che sia una società, che sia una cooperativa, che sia... Diciamo il bando, se parliamo del bando, ovviamente sono escluse le organizzazioni sociali, correggimi se sbaglio, nel senso che le associazioni in teoria potrebbero attivare un tirocinio formativo,
diciamo con la linea normale, quella prevista dalla legge. Il bando però in questa occasione finanzia le aziende, quindi devono essere necessariamente aziende di qualsiasi tipo, quindi anche enti pubblici. Ho detto prima la cosa che contrasta un po', l'ente pubblico anche entra. Gli enti pubblici potranno far richiesta per, diciamo che la provincia stessa. La provincia già, vi devo dire, già tiene. Beh, però è una forma, cioè la provincia mette a disposizione, mi sembra un controsenso che la provincia metta a disposizione e poi se li prenda. Per me è un controsenso, perché la provincia già attua, cioè noi a Gioia del Colle, dicono il CP, ha già tre tirocinanti e ne abbiamo avuti altri, quindi in maniera proprio come il tema che vi ho detto prima, iniziale del 97, tirocinante normale. Parla di aziende pubbliche, non è entra. È curiosa questa cosa, quindi ci sono tirocinanti presso il centro per l'impiego. E la procedura per accedere? Semplice domanda. Diciamo, uno ha bisogno di fare un tirocinio senza utilizzare il bando. Sì. E dico che esiste già dal 97. Io li atto dal 2000. Stiamo parlando, diciamo che la cosa forte sono di persone, quindi è la provincia di Bari, sì. Ora la cosa forte, io ho detto prima, sono queste 750 euro che la provincia dà. Ci troviamo sì. Nel discorso del tirocinio senza l'apporto. Prendete appuntamento con me, non ci sono problemi. Il vostro consulente prende appuntamento con me, io chiedo solo al consulente, a voi. Avete almeno un dipendente a tempo indeterminato? Sì. Ci vediamo l'indomani ed è attuato il tirocinio per 6 mesi. Diciamo che il tirocinio di per sé si compone di 2 documenti che poi vengono prodotti all'interno del centro per l'impiego, che sono una convenzione e una convenzione di tirocinio e un progetto di tirocinio formativo che probabilmente il consulente, sì. Diciamo il progetto formativo verrà, in genere lo producono anche gli stessi consulenti. Sì, 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 insieme al datore, perché poi il datore, il consulente e il tirocinante vengono quindi in mia presenza, quindi faccio un po', parlo di ciò che vi ho detto stasera e apposta, si atta tranquillamente. È normale, lo ripeto, cioè sono un po' attento su questo, è normale se viene una ditta meccanica che mi assume una persona che ha fatto il meccanico per 10 anni, no scusate, mi dico anche al consulente, infatti stanno imparando anche a conoscermi i consulenti, mi ha fatto il meccanico per 10 anni, ci stiamo prendendo un po' in giro. Ecco, vediamo giusto le caratteristiche del tirocinante, senza usare, ripeto, ha fatto il meccanico, lo mettiamo a fare un po' l'elettricista meccanico, già diverso, ci mettiamo a disposizione perché ci rendiamo conto che è uno strumento in questo momento di crisi, sia per l'azienda che per il disoccupato. Ha detto Gianmarco, meglio quello che niente. Ma in quel caso sarebbe giusto per regolamentare il rapporto di lavoro con il dipendente, cioè la forma di tirocinio in quel caso, non essendo sovvenzionata dalla provincia, è giusto per dare al lavoratore quella garanzia di copertura assicurativa. Sì, hai colto, capisco il senso un po', capisco cosa vuoi dire. Io devo entrare in temi un po' più delicati, non so se posso osare o meno. Il tirocinio è una forma gratuita, ho detto prima, non è un lavoro. L'azienda non paga, benissimo, l'azienda non paga i contributi, per questo mi permette di conoscerti, il dopo si vede, però vi posso garantire, e sono presenti qua alcuni consulenti, che la prima cosa dell'indomani mi chiede, dobbiamo fare uno stage, quella persona l'abbiamo assunta a tempo indeterminato, vi posso garantire che è una cosa bella, e la maggior parte sta succedendo così. Qualche consulente non viene, se non ha attuato un tirocinio si sente anche in difficoltà a venire nei 5-6 mesi successivi, proprio perché non ha attuato questo, però vi posso garantire che al momento è una forma di prova. Prima esisteva il cosiddetto contratto a prova, potevamo anche non assicurarlo il dipendente, veniva il cosiddetto ispettorato controllore, sta provando e ti veniva concesso, perché sappiamo che anche il periodo di prova devi essere assicurato. Questo è un periodo che permette alla ditta di conoscerci, di non pagare forti contributi, perché i consulenti qua mi possono dare atto, non è mia materia, è che un dipendente su 1000 euro costa sui 400-450 al mese, quindi un dipendente, un'azienda, con questo non è che voglio dire, momento, che noi lavoriamo, non è che non siamo, ci mancherebbe, però un dipendente che devo sborsare 1000 euro, me ne deve rendere, cioè 1000 più i 400 allo Stato, più qualcosa, permettetemi, come datore devo pure mangiare io, quindi ecco, vi è chiaro un po' la situazione di crisi in cui è normale che rimango un po' così quando
con, ripeto, con 400-500 aziende si riescono a formulare questi tirocini. Allora mi viene da chiedere, quando l'azienda risparmia logicamente contributi, assume personale, perché la cosa dove costa sono le ste maledette ste oneri previdenziali e assistenziali. Quindi è un periodo di prova che iniziamo, dopo dipende da voi e il rapporto col datore di lavoro. Perché qualcuno mi ha anche chiesto, Michele, ma voi rappresentate lo Stato e rappresentate questo puntini puntini rapporto di lavoro che non lo è. Cioè voi date adito a questo tipo di lavoro che noi rappresentiamo, diciamo, al momento ciò che la legge ci... La logica del tirocinio è quella che ci siamo detti prima. È chiaro che poi se viene strumentalizzata, si arriva a quello... sembra un vantaggio, perché anche se uno che fa un tirocinio sta 6 mesi, impara qualcosa. La logica è quella, era dare l'opportunità di entrare in azienda. Tempo, il datore di lavoro c'ha la possibilità di conoscerlo, di fare... No, la durata è da 1 a 6 mesi, uno può scegliere tranquillamente, mediamente da 1 a 6 mesi. Perfetto, assolutamente. Basta che mi comunico come tutor, perché sono tutor, dicevo, voglio almeno, ecco, la comunicazione, perché sono molte persone tirocinanti che vincono altri tipi di, scusate, concorsi, prendono altre attività lavorative, migliorative, lasciano il datore, logicamente mi avvisano, il datore non deve nei miei confronti dire scusami, se n'è andato, non posso farti nulla, devo prendere un altro, per un rapporto di estrema fiducia almeno tra noi. Questo sovvenzionato che sarebbe... Come è disoccupato, diciamo, noi dobbiamo trovare un'azienda, come poi venire a... Allora è l'azienda che deve presentare la domanda, nel senso che per diciamo, se volete essere parte attiva nel a quel, diciamo che piuttosto che aspettare che l'azienda vi chiami, perché chiaramente quello che potrebbe succedere è questo, che l'azienda presenti le sue domande e possa anche, se non ha trovato la persona, iniziare a rintracciarla tramite i suoi contatti. È chiaro che se venisse contattata direttamente da uno di voi, faccio un esempio, può darsi che capita al posto giusto, al momento giusto, e quindi a quel punto avete raggiunto l'obiettivo e accelerate questo passaggio. Però chi presenta la domanda è sempre l'azienda, quindi diciamo... Già con il nome del tirocinante nella documentazione l'azienda presenta il curriculum. Già con il nome e il curriculum del tirocinante, quindi è obbligatorio. Sì, averlo già individuato. Averlo già individuato, sì. Per la presentazione della domanda. L'allegato sì o 7, ecco, se non erro, parla già di nome del tirocinante. Dove possiamo visionare queste aziende che aderiscono al progetto? Come lo facciamo? Qual è l'azienda? Allora, non c'è un elenco di aziende che si iscrivono e mettono. In teoria, quello che potrebbe succedere è una cosa di questo tipo, cioè che le aziende che hanno difficoltà a rintracciare delle persone si rivolgono al centro per l'impiego. La logica vorrebbe questo: vanno al centro per l'impiego, contattano il responsabile e dicono, in base a profili, quindi a caratteristiche, età, titolo di studio e quant'altro, chiedono al centro per l'impiego di tirare fuori un database dei loro iscritti. Il centro per l'impiego lo produce, l'azienda si mette al telefono e inizia a chiamarli tutti e organizza dei colloqui. Questa, diciamo, sarebbe la procedura mirata delle politiche attive del lavoro. Esatto. Però ecco, preannuncio, anche se poi ci distanziamo, molti di voi non sanno quello che succede, solo non lo sappiamo perché noi diamo, ma non so usare un termine, migliaia di nominativi alle aziende che voi neanche immaginate. Cioè non dobbiamo credere che il collocamento è fine a se stesso, perché non ci accorgiamo. Diamo, e qualcuno mi può dare atto, dei consulenti presenti, quando ci chiedono per delle aziende dei nominativi, diamo migliaia, centinaia di nominativi che rimangono purtroppo, poi mi pesa a dire, ecco, non si sa che fine abbiamo fatto. Cioè, permettetemi, mi assumo la responsabilità, la ditta Michele Cardascia va a vedere sull'elenco che l'ufficio di lo sportello polifunzionale di Sant'Ermo ha prodotto, quindi Cardascia Roberto, mio nipote, è tra i disoccupati, a posto, viene chiamato esclusivamente, quindi non avviene una vera e propria selezione, perché noi dovremmo preselezionare in base a determinati requisiti che ci dà l'azienda. L'azienda fa la selezione, con questo credo che sia chiaro a dirvi, sceglie il candidato. Poi penso che sia un 30% dei casi, 40%, 50% dei casi così? Minore,
purtroppo devo dirti, mi pesa dire minore, non abbiamo questo controllo. Minore. Oh, beh. Viene scelta anche gente al di fuori di tutte quelle liste. Quindi arriva un carissimo amico, o anche, mo non dobbiamo ora dire, cioè con un curriculum preciso, certo, più circostanziato, che piace di più, che non è stato per niente selezionato, perché non inserito nella nostra banca dati, l'azienda è libera di fare ciò che vuole. In questo caso, chi ha voglia avvicina un datore di lavoro nel quale vede un futuro, un qualcosa, dice per cortesia, perfetto, metti il mio nome, mi fai questa domanda, sai che esiste questo, assolutamente, perfetto, la maniera più pratica, essere disposta anche a stipulare un perfetto, perché ha magari professionalità che credi, io credo che sia il momento, soprattutto mi rivolgo a lavoratori con determinate professionalità, chiedo scusa perché purtroppo siamo entrati in un concetto atipico. Cioè, mi dispiace chi non ha delle professionalità, chi è solo operaio, io chiedo scusa agli interessati, se tra di voi c'è esclusivamente l'operaio, però chi possiede doti professionali più eccessive è del tipo, non c'è, cioè, il fabbro, l'elettricista, cioè qualifiche un po', permettetemi il termine materiale, lasciatemi, più toste, e contattate l'azienda. L'azienda, anche se non la conoscete, vedete che io ho questo titolo, ora hai questa possibilità. Io proposto direttamente alle aziende, facendo presente che si è disposti anche a stipulare il tirocinio, almeno come prima esperienza. Sì, infatti, chiaramente non diciamo, poniamo l'attenzione solo su questo bando. È un ente privato, certo, se le poste lo fanno, certo. Ma stai pur certo che le poste sceglieranno, quindi però devo stare, no? Sto davanti alla telecamera. Vabbè, allora andiamo. Vabbè, mi metto l'inganno. L'iter. Non esiste. Diciamo che... Non posso. Comunque, vabbè, è una struttura un po' più sovradimensionata, non è... No, vedevo 675 mila euro stanziati dalla provincia, quindi facendo un conto alla femminile diviso 4.500 escono un 146, ho già fatto 146 e 148. La cosa in più che voglio aggiungere, queste le ultime notizie della dottoressa, che anche non parlando con Giappato, avevo invitato, come veramente è lei che doveva essere come centro formazione, però purtroppo per altri impegni, anche per altre riunioni, per altri incontri, è fino qua, ciò che non si riesce un po', è fino a 750 euro mensili telefonicamente. Io non lo metto come, perché quando non lo leggo potrebbero essere anche che l'azienda decide di dare solo 400 euro e motivando le 400 euro, quindi è posto in finanziamento non più 750 euro mensili ma 400 euro mensili, quindi è posto anche quello, però Sant'Eramo sono pubblici, cioè alla fine si fa, ci si mette d'accordo, sì, come già esiste il tirocinio. L'azienda può imporre tutto, permettetemi, l'azienda può imporre tutto, poi sta da parte nostra a dire, beh, scusatemi, no? Sì. E il contributo arriva all'azienda. Contributo arriva all'azienda, ma comunque ritorniamo sempre al discorso. Deve motivare, dopo deve motivare, attento. No, 50% mi arriva subito, gli altri 50% dietro presentazione nuovamente del DURC e del programma finalizzato, quindi non so se con busta paga, qua entro anche più le buste paga i consulenti che ha pagato, che ha sbagliato, Michele, potevano dare direttamente al lavoratore. Cioè, evitare il guarda comunque, non facciamo, perché la dottoressa mi diceva che tutto in via un po'. Ci siamo sbrigati la provincia a fare questo finanziamento entro dicembre, perché si poteva incorrere patti di stabilità, poi entrano questioni politiche, un po', ecco, che non sto un po', anche se sono un po', ma non voglio, ecco, entrare in. Ora facciamolo, ma i criteri, vi posso garantire, e lo dico pubblicamente, non sono ancora chiari. La dottoressa a un consulente di Sant'Eramo che non poteva stare qua presente ha detto scusatemi, i criteri li vediamo dopo, pensiamo a fare le domandine. Che tipo di domandine? Perché se andiamo poi entriamo in merito, anche io mi fermo, non so darvi, scusatemi, mi parla di in atto prevedibili a breve termine, quindi lavori a breve termine, quindi scusatemi, io immagino anche una tappezzeria che ha avuto una grande commessa per 6 mesi che deve terminare, quindi per me entriamo in quel. Però scusa, poi mi dice di innovazione, con tutto il rispetto della tappezzeria, ma non mi va in un criterio di innovazione. Al che telefonicamente dicevo alla dottoressa, ma scusa, di innovazione, io ciò che sto un po' leggendo e vedendo nella mia ignoranza è il fotovoltaico, soprattutto. Cioè,
io voglio poi anche capire, e qua vi chiedo scusa ma non so darvi, e neanche la dottoressa del settore, chiarificazioni quali saranno effettivamente quali i progetti. Dopo, secondo momento la lista delle attività di innovative. Di chi vorranno forse. No, so. Comunque non sì, no. Diciamo non... Non entriamo, noi vogliamo sì. Spiegare un po' come funziona. Prima di tutto io ringrazio il laboratorio che mi dà possibilità che i tirocini già esistono. Senza vincolo da parte del datore e del tirocinante già esistevano. Questa volta la provincia, bene ha fatto, peccato, le somme sono quelle che sono, e bene fa un ente, al di là di qualsiasi colore politico, a mettere anche a disposizione piccolezze per le aziende che hanno bisogno. 150 aziende, l'abbiamo detto prima, andiamo, scusate il termine, mic. Cioè, andiamo ora avanti, ecco, non entriamo in... per la provincia di Bari, provincia di Bari e alcune province della alcune città della BAT, ecco. Sì, alcune città della BAT, cioè diventano un centinaio di comuni per me, però ecco, sono pronto a chiedervi scusa se sbaglio sui conteggi, quindi per me si dovrebbe andare su uno, massimo due per comune, se tutto va bene. La cosa che fa riflettere, noi vediamo che come togliamo gli oneri sociali le aziende assumono, quanto gli pesa o quanto lo spaventa l'onere sociale. Cioè, forse vorrei un po' altro, cioè, il lavoro sta il lavoro. Il suggerimento è che voi dovete comunque dare a livello di territorio. Ma esiste, è legislatura. No, su lo so. Voglio dire, a livello nazionale, poi che facciamo? Abbiamo 10.000 operai, 50.000 operai in cassa integrazione, a cui paghiamo 700 euro no? Se provassimo ad abbassare a tutti gli oneri sociali, tornerebbero tutti a lavorare, sicuro. La spesa non cambierebbe. Non fa una grinza, certo, condivido pienamente. Questo è uno dei problemi che ci portiamo dietro. Pienamente. I lavoratori di lavoro sarebbero pronti ad assumere, guarda un po', è una cosa... Ma è ciò che succede, la crisi a livello, mo non entrando in... Perché si vende l'uva egiziana? Dico, il lavoratore egiziano non si paga, non paga contributi allo Stato, costa 10, qua pagando lavoratore contributi di 12 euro a giornata, è normale che l'uva ti deve costare il doppio. Faccio un esempio dell'uva, del vino, e vabbè, ma questi sono punti, scusatemi, che il legislatore... non riesce ancora, perché non incamerando questo, cioè diventa, scusatemi, una cosa un po' più... Cioè, a livello nazionale, tu vedi quanto pesa, su chi lavora, tutta la cassa integrazione, che avrà un peso enorme. Cioè, abbassiamo gli oneri sociali, tutti quanti tornano a lavorare. Sì, sì, sì. Ma dalla prossima decisamente, settimana... Decisamente. Ripeto, le aziende hanno due o tre tirocinanti che entrano indeterminati, i tirocinanti ci sono. E l'ho detto... Quasi a permettere una disoccupazione, a volerla. Purtroppo sì. Entriamo appunto in un discorso che poi in effetti ne facciamo in un'altra sede, anche sì. Un'altra riunione sì. O possiamo cioè i primi creatori di disoccupazione, ma chi è? A sto punto è il solito legislatore. Comunque visto che ci sarà una commissione per valutare i progetti, quali sono i criteri per diciamo per avere un peggio? Guardi, i criteri parlano, il bando parla chiaramente di questi criteri che vi ho parlato, di nuove professionalità da acquisire, quindi ripeto, chi ha fatto con la mansione ha già fatto, con questo credo che si metteranno d'accordo con lo sportello polifunzionale di San Telmo sulle qualifiche, una scheda anagrafica del lavoratore. Qua parla essenzialmente sulla finalizzazione dell'attività, quindi bisogna vedere l'attività a che cosa è finalizzata. Parla di qualità progettuale. E qua nella qualità, permettete, lo ripeto e chiedo scusa, non dell'ignoranza, non abbiamo ancora, anche se qualcuno lascia, benissimo, dal pubblico è soggettivo, potrebbe, ognuno si fa dei criteri, ecco che poi, quindi qualità progettuale, economicità dell'offerta, rispondenza, e questo mi sembra una cosa tranquillissima, che già si, rispondenza dei progetti alle priorità indicate. Vi ho detto quattro punti, che sono 200, 450, 1000. Un progetto è ammesso a finanziamento si arriva almeno a 600 punti. I criteri da valutare, permettetelo, non entra qua il centro per l'impiego. Io entrerò in una fase successiva e della formazione con dipendenti del settore, colleghi preparatissimi che vengono anche dalla regione, che valuteranno queste progettualità. Identificate dal punto di vista di innovazione, si parla di innovazione e figure professionali nuove. Questo lo dice, non so fino a che punto, poi vedremo in seguito come funzionerà.
Può essere anche l'occasione questa per capire se può esserci un visto che abbiamo appunto il rappresentante del Centro per l'Impiego, credo che se cambiassimo tema, il Centro per l'Impiego rappresenta un punto di riferimento per ognuno di noi, sia che sia azienda sia che sia utente. Io penso che in futuro ti convocheremo per nuovi incontri, soprattutto che ne so, per approfondire alcuni aspetti legati anche a, non lo so, alla contrattualistica esistente, piuttosto che alla, anzi, colgo l'occasione adesso per avere degli input. Se ci sono, se avvertite delle esigenze particolari, nel senso che quando vi rapportate con lo stesso centro per l'impiego o in generale con le aziende, più delle volte riscontrate dei problemi ecco, che non riuscite a cogliere e quindi a capire, possiamo provare a immaginare, ecco, se c'è un tema in particolare che vogliamo trattare, invitare nuovamente Michele per un prossimo incontro e poterlo poi trattare in seduta separata. Io non so, ho lanciato il discorso del, anche ad esempio, a vostra disposizione, ad esempio anche le categorie svantaggiate, i soggetti disabili, la normativa che prevede l'obbligo dell'assunzione per queste categorie, piuttosto che le modalità di inserimento e di adeguamento del proprio, della propria anzianità e quindi iscrizione all'ufficio per l'impiego, al centro per l'impiego. Se sono temi che credete che possano essere utili per voi, soprattutto mi rivolgo alle persone che non imprenditori, ecco, possiamo semmai pensare di fare un nuovo incontro su un tema. Semmai, se avete dei consigli da darci in questo, anche via mail, avete il nostro indirizzo, potete darci questo input, noi, in modo tale che insomma vediamo un attimino se li convogliamo in base alle vostre richieste a una futura... Sì, ma approfitto, già che ci siamo, perché stiamo toccando anche i temi un po' al di là grazie a questo problema dei tirocini. Altre agevolazioni ci sono. I contratti di inserimento per le donne sono un po' in bilico, i consulenti possono essere, però li stanno facendo, non si sa il finanziamento. I cosiddetti disoccupati di lunga durata, che ho detto prima, non so, io mi aspettavo, ecco, più una domanda, che significa disoccupato da lunga durata? È colui che vittima da più di 2 anni. Esiste la legge 407 che permette di avere sgravi per 3 anni. Quindi se i lavoratori disoccupati non sono informati di questo, io sono pronto ad informarvi. Quindi chi ha un attestato dove è scritto mesi anzianità più di 24, ci si può proporre all'azienda, come per questo, perché non è l'unica fonte. Ora, bene ha fatto la provincia, ci mancherebbe, ci sono altre forme per le ditte di avere agevolazioni, che anche voi ragazzi dovete sapere, che è quello da chi, usa un termine ancora, vidima, timbra, dà la disponibilità all'ufficio da più di 2 anni. Quindi, e sono 3 anni di agevolazioni, non sono poco, permettetemi, cioè, ripeto, su 1.000 euro l'azienda risparmia 400 euro al mese, fate un po' voi il conto, che cosa si riduce. Si risparmia solo sui contributi. Va bene, quelli previdenziali, sono 250, perché soltanto 120 euro, 100 euro si pagano normalmente, su 1.000 euro si arriva sui 100, 120, però ecco, non stiamo, 200, ok, 200 per 3 anni, ecco, un'azienda è un respiro, quindi. Esiste, mi sto permettendo, già che alla chiedo scusa, io infatti non no, è attinente al tirocinio, però giusto no. Era per dare dell'input, perfetto. Perché comunque, insomma, diciamo di queste opportunità, di altre opportunità che non sia il tirocinio informativo, ce ne sono, bisogna tenersi informati, perché chiaramente ci giochiamo le nostre carte se siamo anche informati di quelle che sono le nostre potenzialità, lato curriculare, ok, perché io ho studiato, ho fatto, so quello che sono, ma se dimentichiamo quelle che sono anche le opportunità che il governo, lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune ci offre, è chiaro che sono forse semmai un po' più penalizzato rispetto a chi più spavaldamente si offre in azienda, sapendo già che c'è la 407 a disposizione, sapendo già che c'è il tirocinio formativo, sapendo già che io disabile ho questo diritto, sapendo già che rientro nelle categorie protette, ripeto la stessa cosa. Quindi, se siamo informati, è chiaro che insomma possiamo far pesare di più anche possiamo aumentare di più la possibilità di poter risolvere il problema occupazionale. E questi incontri vanno proprio su questa linea, quindi l'intento è proprio quello di informarci tutti, perché anche per me è stato un momento di conoscenza, avendo Michele qui, apprendere alcune altre sfaccettature che non avevo ben presente. Quindi se riusciamo, noi riproporremo altri temi appunto insieme al Centro per l'Impiego, che
Appunto, poiché a noi ci interessa molto il tema lavoro e il tema economia, ormai quando... siete degli interlocutori con cui vorremmo, insomma, periodicamente poterci incontrare, insomma, poter discutere, anche in presenza, insomma, di chi vorrà poi in futuro partecipare. Se non ci sono altre domande sul tema, vi lasceremo qui. Chiaramente quello che vi abbiamo in realtà noi avevamo prodotto anche delle slide, non abbiamo avuto modo di mostrarvele. Se volete, chi vuole, insomma, può fare richiesta, o ve le mandiamo via mail, anzi è preferibile fare così: abbiamo una cartella che riepiloga sia lo strumento tirocinio formativo e sia, diciamo, per sommi capi, quelli che sono i punti principali del bando dei tirocini formativi finanziati. Quindi chi vuole, se ha già compilato la scheda, semmai faccia una cosa, anzi, se può precisare, oppure la manderemo a tutti, io non lo so, se per voi non è un problema la mandiamo a tutti direttamente, così evitiamo di rimandarvi lì a specificare di mandarci le slide. Va bene? Ok. Vi ringraziamo per la partecipazione. Grazie.